mondo con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto. Continua la diretta in questo venerdì pomeriggio e noi abbiamo pensato bene di portarvi un ospite particolare. Il suo nome è Paco Junior DJ. Presentiamo. Grazie, buongiorno a tutti. Questo è un grande avvenimento per me, essere qui ospite di Ciao Radio, ospite del Motor Show 2008. Sì, allora, io so che tu hai prodotto un album, i più grandi successi italiani, e questo è il terzo volume. Se non erro, il terzo stai propagando proprio adesso, no? Sì, questo è il terzo volume, poi concluderò con il terzo volume dei grandi successi italiani che hanno fatto un po' tanti. Ho scelto un po' delle cover un po' particolari, che canto nella mia personale interpretazione, poi ci sarà un pezzo. Dopo ci sarà un remix che abbiamo creato di Lucio Battisti, un'avventura. Ok, questo è un merito tuo dal punto di vista della voce, dalla parte musicale invece? La parte musicale invece di Vincenzo Sant'Angelo, un'etichetta indipendente, la Studio Vince Record di Bologna, che è Stefano Rossi, il chitarrista Stefano Rossi, bolognese, che mi ha dato anche una mano con le chitarre. Ok, quindi è una tua personale interpretazione delle canzoni italiane che tu hai giudicato meritevoli di entrare all'interno di questo. Abbiamo fatto una scelta di queste cover che fanno un po' tutti, non è una novità, però io ho cantato dei pezzi un po' particolari che non cantano, diciamo, la massa. Ecco, se uno fosse interessato ad acquistare questo CD, dove potrebbe acquistarlo? Ma questo CD che costa 4,99€, si trova in quello blog sulle autostrade che girano, così, per le cose che di offerta, tutti quei CD di offerta. Sì, quindi è un'edizione economica, sì, e anche un'edizione economica e ascoltabile. Questo amore non è una stella, che al mattino sembra.
Ciccio Battista e grande Paco per la sua impeccabile interpretazione. Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie. Ancora una volta dal vivo, sempre qua con Ciao Radio. Ma io, ecco, io ho voluto esibirmi perché quando sento la musica e stare fermo così mi scoppio. Ecco, bisogna di, insomma. Perché ormai si sa che quando si sta in televisione oppure di fronte a una cinepresa è chiaro che si canta con la doppia voce, è una cosa normale. Sì, sì, se l'idea che tiri fuori quello che è il tuo personaggio. Allora, questo rendite suscita per l'estate, quindi lo sentirete spesso. Ecco, appunto, Ciao Radio vuole presentarti un riconoscimento, vuole ringraziarti per tutte le volte che tu hai cantato con lei, per lei, e ti abbiamo qua in causa Jasmine e Giulia. Volevo ringraziare, a consegnare un piccolo premio per ringraziare appunto Paco, da parte di Ciao Radio, Ivano e Lucia, ringraziamo Paco per la sua presenza all'interno di questa radio. Allora, volevo ringraziare soprattutto un amico che mi ha scoperto, mi ha rimesso in gioco, che è tanto difficile, dopo 10 anni ho ripercorso di nuovo questa strada, avevo lasciato 10 anni fa, ho voluto ripercorrerla perché mi hanno rimesso in gioco e hanno detto no, ce la devi fare. Ecco, vogliamo ricordare il suo nome. Sì, penso, dico solo il cognome. Va bene. Poi ringrazio la Bolognina, tutta la stampa bolognese, perché è stata davvero grande nei miei confronti e nei confronti di tutti. Va bene. Motorshow 2008, i Pippi Rock. Questa è Ciao Radio. Con te e faccio di tutto per stare con te.